La manifattura Peci è uno dei poli produttivi che hanno reso grande e conosciuto il nome di Prato nel mondo. Nata nel 1884, l'azienda incarna l'esperienza di una delle realtà imprenditoriali più rappresentative del distretto e nel corso degli anni si è specializzata nella produzione di filati fantasia, senza dimenticare il grande contributo reso alla città con l'apertura del Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Peci. Il premio Santo Stefano 2023-2024 è andato a Peci Filati, azienda nata nel 2002 come costola dello storico lanificio. La caratterizzazione precedente era il filo lineare. Con l'inizio dell'attività della Peci Filati siamo andati verso fili fantasia e nel tempo questo percorso è stato sempre accentuato. Ormai l'azienda si è sviluppata completamente nella fantasia. 10 anni fa ha sviluppato un'azienda, l'ha tenuta separata, di cardati, prevalentemente di cashmere, in un posizionamento estremamente preciso, molto alto, che hanno consentito di sviluppare un settore che come fatturato è molto vicino oggi alla Peci Filato tradizionale. A queste due aziende di filati fantasia e filati naturali si aggiunge anche il marchio Cecchi e Cecchi, da molti anni attivo nella produzione di coperte. Oggi i dipendenti del gruppo Peci sono 95 e il fatturato è di 32 milioni di euro. Nel corso della sua lunga storia l'azienda Peci ha dovuto far fronte a due guerre mondiali, a crisi economiche e sanitarie come la pandemia da Covid e alla recente alluvione del 2 novembre, che nella zona di Capalle, dove si trova lo stabilimento, ha creato non pochi danni. Grazie alla caparbietà dei soci Peci e Marrani, al lavoro dei dipendenti impegnati nel ripulire ambienti e macchine dal fango e alla solidarietà del distretto, l'azienda si è già rimessa in moto. Credo che questo dimostri un po' il carattere di questa azienda, il fatto che abbiamo resistito a tante variazioni di mercato, di difficoltà. Credo sia dimostrazione della prudenza, della serietà e della considerazione del ruolo dell'impresa che abbiamo in famiglia e anche i soci che ci accompagnano nelle varie società.